è una grandissima opportunità se siamo pronti culturalmente per affrontarlo. Qui deve intervenire il governo, dirigere, sostenere, devono intervenire le aziende, ma non dimentichiamo, proprio noi che parliamo sempre di famiglia, che alla famiglia dobbiamo dare tanto, ma dobbiamo chiedere anche tanto, nuovi comportamenti, un ruolo di guida verso i giovani, perché spegnere la luce non è che uno lo impara da solo, ma gli deve essere insegnato. Tutto è importante, è un'opportunità di lavoro enorme, è un'opportunità di cultura. Però dobbiamo metterci tutti insieme, non basta scaricare su qualcun altro il cambio di modalità di vita per i prossimi anni, prossimi decenni e prossimi secoli. E quindi ci siamo posti il problema, che cosa, quale può essere un'opportunità che concorra alla ripresa del paese? La green economy può essere un'opportunità? E allora abbiamo voluto mettere insieme la politica con l'industria e con esperienze importanti, una del nord e una del sud, per verificare se si può pervenire ad uno sviluppo ecosostenibile, e perché anche noi della politica dobbiamo fare la nostra parte impegnandoci di più sulla energia, sulla centralità dell'energia. Però la green economy non è semplicemente questione energetica, è questione di modelli di vita, di modelli, un nuovo modello di consumo. Voglio dire che i grandi comportamenti non servono a niente se non c'è la sommatoria di tanti piccoli comportamenti, questo sì. Il curare l'ambiente non è dovuto al fatto che con i nostri piccoli gesti magari lo miglioriamo, è un fatto etico, culturale, è un obbligo per consegnare questo mondo, questo globo alle prossime generazioni se ci riuscissimo un po' meglio di come l'abbiamo trovato. Perché la politica non può scaricarsi delle responsabilità, per esempio il sostegno alle imprese che fanno vera innovazione. Noi rischiamo molte volte nella frammentazione di non sostenere le aziende che fanno vere iniziative di ricerca, mantenendo in Italia, questo lo voglio ricordare a tanti nordisti di ritorno, mantenendo in Italia il lavoro, e magari andiamo a sostenere iniziative che finiscono economicamente ad aziende tedesche o di altri paesi perché loro hanno fatto veramente ricerca. Ma poi significa culturalmente chiudere l'acqua quando non serve, spegnere la luce se non si è magari in quella stanza, e tutti i piccoli gesti che conosciamo quotidianamente. Ma io voglio dire anche un'altra cosa, vuol dire anche non lamentarsi magari col comune perché abbassa certe volte, perché ci sono comuni avveduti, l'illuminazione di una strada. Se non è necessario per motivi di sicurezza, è bene risparmiare anche in quel campo. Dunque facciamo spesso facile lamentazione verso l'ente pubblico, però poi diciamo ma non fa questo, non fa quell'altro. Tutti insieme dobbiamo fare qualcosa. Ed è uscita già qualche proposta significativa che noi possiamo fare per quanto riguarda il discorso dell'IVA per alcune aziende che investono in questa direzione, non solo per quanto riguarda l'IVA ma anche per la fiscalità, e sono veramente soddisfatta e contenta perché è emersa una progettazione molto significativa che dobbiamo trasferire nelle istituzioni. Non si possono ammazzare le aziende per salvare l'ambiente perché poi non avremo da mangiare, non si può creare una discriminata distesa per esempio di strumenti per produrre da fonti rinnovabili se questo ammazza l'agricoltura. Dobbiamo trovare il giusto mezzo. Noi siamo il partito che ha sempre detto no agli estremismi, no a quelli che dicono che domani ci sarà la catastrofe perché abbiamo distrutto tutto, ma no anche a quelli che dicono che non succede niente. Piano piano prendiamo atto e comportiamoci di conseguenza. Noi siamo per trovare delle soluzioni e vogliamo lavorare seriamente, cioè dando fiducia alla gente, facendogli capire cosa vogliamo fare, perché molte volte il mondo dell'economia corrotta fa le cose senza spiegarle. Noi vogliamo farle, spiegarle, condividerle e convincere che è giusto.